stata inaugurata domenica 8 maggio la nuova pista ciclabile di Via Baracca Via Baracchini. Complessivamente si tratta di un tracciato lungo 1 km e 350 metri, di cui 1 km su Via Baracca, ed i lavori sono durati circa 8 mesi per una spesa totale di 458.000 euro. L'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti ha ricordato che questa pista rappresenta un nuovo tassello della Bicipolitana, per la precisione un tratto della linea rossa che collega il percorso ciclabile di Via del Canale e Via dei Vespucci con la ciclabile di Via di Novoli, consentendo così di attraversare la città da ovest a est su itinerari protetti senza soluzione di continuità. È una infrastruttura ciclabile importante perché collega per esempio l'università e rende ciclabile una direttrice fra le più grosse di ingresso città, quella di Via Baracca. È una scelta bella fatta da questa amministrazione di ricucire i percorsi ciclabili e soprattutto di rendere la ciclabilità non in percorsi diciamo alternativi, ma anche in percorsi che tutti i giorni si possono fare per andare a scuola, per andare all'università, per andare al Parco San Donato, che sta diventando sempre più un parco centrale per tutto il quartiere. Un bellissimo pezzo della nostra città, importantissimo, nel quartiere di Novoli, che realizza finalmente, vede realizzata questa pista ciclabile che è stata inaugurata oggi con questa bellissima pedalata di tantissimi cittadini, adulti e bambini e bambine, una bella occasione per stare insieme, per utilizzare la bicicletta che è un importantissimo mezzo di trasporto ma è anche un mezzo per fare sport all'aria aperta, e finalmente anche questa parte del territorio è unita senza soluzione di continuità. Arriverà poi fino al nostro centro storico partendo dalla zona di Qualacchi Pretola attraversando tutta una parte importante del quartiere 5. Il mezzo che viene utilizzato maggiormente per recarsi sul posto di lavoro è l'automobile, ma si può fare qualcosa per l'ambiente e per noi stessi cambiando le nostre abitudini, soprattutto se l'auto non è indispensabile per andare a lavorare. Nel momento in cui già riusciamo a farne a meno per lo spostamento quotidiano casa-lavoro, si può provare a passare da due automobili, spesso per nucleo familiare, che è la situazione più frequente, a una sola automobile per nucleo familiare. Poi piano piano bisognerà imparare a attrezzarsi, avere le borse per la spesa, e i lucchetti adeguati, l'abbigliamento per quei 20-30 giorni l'anno in cui piove e in cui bisogna essere un po' più attrezzati, ecco.